mi stavi raccontando della storia di questo signore. Sì, è il signor Benito, che in pratica viene qui a trovare la madre e i fratelli. E la madre, cioè lui ha 60, mi sembra 66 anni, 67 anni, e la mamma ne ha 98, cioè la persona più anziana del borgo. Nata, cresciuta, ha lavorato qui, ha avuto la famiglia qui, ha cresciuto la famiglia qui, poi i figli hanno preso ognuno la propria strada. Però 98 anni ancora qui, ancora a parlarmi di Cleto. Oggi ho passato un paio d'ore insieme a lei, è stata un'esperienza veramente eccezionale. E mi ha raccontato della sua vita, della vita del borgo, all'epoca del dopoguerra, come erano distribuiti i vari mercati. Una vita un po' più attiva rispetto ad adesso, perché adesso si è un po' spopolato, anche se il borgo merita veramente tantissimo, quindi se posso consiglio a tutti quanti di venirlo a vedere e partecipare a qualsiasi cosa, anche solamente parlare con una persona qualsiasi che si becca nel borgo, magari al bar, è un'esperienza meravigliosa. E quindi questa cosa qui mi ha colpito veramente tanto. Per il resto le fotografie, arrivate a questo punto, escono da sole, che non c'è bisogno di elaborare chissà che cosa, è tutto naturale. Tu però mi pare che nel tuo profilo, se non ricordo male, hai detto che prediligi il bianco e nero, quindi avrai fatto qualche foto che sarà venuta in bianco e nero e avrà valorizzato Cleto in bianco e nero, oppure no? Allora sì, io prediligo il bianco e nero e scatto già, diciamo, direttamente in bianco e nero, perché comunque so già quello che sto andando a vedere e a scattare. Sì, uscirà qualche bella foto in bianco e nero di Cleto, qualche foto significativa, qualche foto, ci spero perlomeno, che abbia quello che voglio esprimere. Saranno 5 fotografie, sarà una storia abbastanza lineare, anche se concettualmente sarà anche un pochino elaborata, però prometto di almeno scrivere una sinossi che possa far capire subito tutte le fotografie. Ultima domanda, gli amici che hai conosciuto, gli altri fotografi che hai incontrato, ti hanno lasciato qualcosa? Vi siete scambiati dei consigli? Avete progettato qualcosa insieme in futuro? Allora, diciamo che molti di loro già li conoscevo, perché comunque essendo fotografi in qualche modo tramite Facebook o comunque anche di persona ho avuto modo di conoscerli. Sì, sempre, anche un minimo discorso aperto sulla fotografia, anche un diverbio, fa crescere sempre, cioè una crescita continua sia artistica che culturale, quindi fare rete o comunque fare questo che stiamo facendo a Cleto è importantissimo per una, voglio esagerare, per un'evoluzione culturale, perché senza questo non andiamo da nessuna parte. Io consiglio di, prima di fare, riuscire a conoscere le persone che fanno le stesse cose nostre.